Ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati in questo nuovo video su MetalDog Channel. Questa volta, per la prima volta, voglio parlare di una serie TV che io avevo già visto all'uscita del cofanetto DVD perché non è mai uscito in Blu-ray e che ho rivisto con molto piacere in questo periodo. Sto parlando di Penny Dreadful. Sono tre stagioni pubblicate tra il 2014 e il 2016. Penny Dreadful è una serie che prende spunto da alcuni racconti, appunto detti da quattro soldi per questo Penny, che venivano pubblicati periodicamente su dei giornaletti nel XIX secolo. Ed erano racconti fantasy horror che, anche se considerati così appunto a basso costo, infatti costava solamente un penny il giornaletto mensile, però hanno avuto un forte impatto culturale nelle future generazioni. In questo Penny Dreadful troviamo un bel po' di personaggi che poi sono diventati quelli Hammer, quelli Universal, nonché quelli dei romanzi, come il Dracula, Dorian Gray, Wolfman. Ancora troviamo le streghe, troviamo le possessioni demoniache, troviamo Victor Frankenstein con la creatura, la sposa di Frankenstein, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. E una serie davvero ben fatta. Il personaggio principale in cui ruota tutta la serie è quello di Vanessa Ives, interpretato da una superba Eva Green, davvero è stato di grazia in questa serie. Poi abbiamo il personaggio di Sir Malcolm, un altro bel personaggio, e il coprotagonista, insieme ad Eva Green, ovvero Josh Hartnett. La cosa principalmente che colpisce della serie, a primo impatto, è lo stile gotico, la bellissima fotografia gotica dark, i costumi dell'Ottocento bellissimi, troviamo il bellissimo appartamento di Dorian Gray, questa villa enorme con tutti questi quadri. Troviamo una colonna sonora perfettamente adattata, troviamo una sceneggiatura veramente scritta benissimo, troviamo delle interpretazioni superbe e una storia che è davvero riuscita a far unire insieme tutti questi personaggi alle loro origini in una maniera da davvero stupefacente, secondo me. La serie parla di appunto Vanessa Ives, Eva Green, che è al centro di un complotto con le forze oscure, perché lei da generazioni in generazioni è considerata quella che dovrà portare un po' il male sul mondo, in un certo senso. E questo, diciamo, è il fulcro principale della trama, che poi si dipanerà anche attraverso tutti gli altri personaggi, che ora non sto qui a fare spoiler. E anche perché fare spoiler di questa serie sarebbe una cosa davvero brutta, perché è una serie che cresce di intensità episodio per episodio. Infatti, quando ho visto i primi episodi, la prima volta avevo un po' quel senso di spaesamento, perché era ben caratterizzata, era bella la fotografia, erano belle le interpretazioni, erano bellissimi i personaggi, però dava un po' questa idea di troppa carne al fuoco mischiata. Però devo dire che già dal terzo episodio in poi, la serie riesce a
nel difficile compito di farti appassionare per tutte le 3 stagioni senza perdere mai intensità, senza perdere mai ritmo e soprattutto ti fa davvero creare interesse e voglia di guardarlo episodio dopo episodio. La prima stagione conta 8 episodi, la seconda stagione ne conta 10, la terza stagione ne conta 9. Ma a parte il bellissimo personaggio di Vanessa Ives, il mio personaggio preferito della serie penso che sia la creatura di Frankenstein, detta anche qui Calibano. E è un personaggio davvero poetico, un personaggio che nonostante sia stato creato, nonostante abbia questa faccia sfigurata, nonostante sia un morto appunto ricreato e portato in piedi dal dottor Frankenstein, ovvio proprio come la creatura di Frankenstein, però io penso che è anche forse davvero la creatura che riesce a provare più sentimenti umani di tutti. Questa serie c'è un po' questi contrasti tra bene e male, oscurità e luminosità, bello e brutto. Tutti i personaggi della serie hanno tutti commesso e commettono atti malvagi e tutti i personaggi della serie hanno diritto alla loro espiazione dei peccati. Ognuno si dedica alla sua espiazione dei peccati nel modo che crede sia più giusto fare. È una serie che è avvolta completamente da un'oscurità, è una serie totalmente oscura. Anche dai dialoghi, bellissime anche le interpretazioni, alcune interpretazioni poetiche e letterarie, prese sempre da quegli anni, che in particolar modo vengono esaltate dal personaggio di Calibano, ovvero della creatura di Frankenstein. Il personaggio della sposa di Frankenstein, anche questo è un bellissimo personaggio che ha questa dicotomia tra disperazione, dolcezza, essere totalmente folle fino alla sua redenzione finale e la resa, ad esempio. Questo è un po' quello che capita un po' a tutti i personaggi della serie. Troviamo un bellissimo personaggio di Dorian Gray con quella bellissima villa spettacolare, il personaggio stesso di Victor Frankenstein che nonostante lui riporta in vita persone, ma non fa nient'altro che portare ancora più morte e desolazione in queste persone. Così come Sir Malcolm, il padre in un certo senso affettivo di Vanessa Ives, con tutti i suoi sensi di colpa e con tutte le sue espressioni private, alla fine riesce a trovare un po' di pace in quello che è stato il buio di questo mondo e di quello che gli ha tolto. Ma è una serie che parla di, appunto, come ho detto, espiazione, una serie che parla di possibilità e una serie che parla di amore, tantissimo amore, nonostante sia una serie oscura, ma è una serie in cui l'amore è intrinseca in qualsiasi personaggio e in qualsiasi dialogo. Anche la lotta interiore tra Vanessa Ives con le forze dell'oscurità e se stessa è piena intrinseca d'amore. Una cosa molto bella è anche tutta la presenza dell'essere malvagio tra demone e tra Dio, io sono malvagia, sono cattiva, sono destinata all'oscurità, però nello stesso tempo sono una grandissima fedele della Chiesa cristiana, prego tutti i giorni. E poi c'è questa bellissima
hanno creato questa bellissima dicotomia tra il drago, l'angelo caduto che sarebbe Dracula, e il fratello Lucifero, ovviamente sempre creato nella serie. Troviamo delle streghe davvero ben caratterizzato, troviamo possessioni demoniache, che sono delle possessioni demoniache un po' particolari, però anche qui ben localizzate. Insomma, è una serie che secondo me davvero sfiora quasi a capolavoro. Tantissimo romanticismo, tantissima poesia, fotografia stupenda, luoghi stupendi, personaggi stupendi, sceneggiatura stupenda, colonna sonora stupenda. Abbiamo anche nella terza stagione un interessantissimo personaggio interpretato da Wes Studi che fa la pace, padre anche lui in un certo senso di Josh Hartnett. Abbiamo anche la redenzione dell'uomo lupo che non accetta proprio quello che lui fa. Ogni personaggio non accetta quello che lui fa, però è destinato a farlo. Tutti questi personaggi sono uniti da una sorta di legame che però riescono a scoprire solamente verso la fine. È come se ogni personaggio in questa serie avesse un ruolo da giocare, ma tutto governato dall'oscurità. Come il personaggio di Wes Studi, appunto, la pace che arriva nella terza stagione e che ha proprio questo compito di fare da tramite e guida tra il mondo di Dio e quello dell'oscurità, messo proprio da fare da guida da Dio, però è un personaggio molto oscuro, un personaggio che ha fatto cose orribili e quindi in questa serie, secondo me, un po' viene dimostrato come anche il bene, per essere ottenuto, bisogna combattere anche duramente, anche gravemente, anche facendo male moltissime persone. Tipo il personaggio dell'uomo lupo viene caratterizzato come un personaggio che sì, quando ti trasformi fai delle cose malvagie, però è esattamente il dono che ti ha dato Dio per fare il compito che devi fare. E troviamo un tipo di personaggio di Wolfman, troviamo una persona sensibile, una persona che davvero molto fedelissima, crede davvero moltissimo in Dio. E ogni personaggio, anche quelli cattivi, hanno il loro punto di vista che può veramente essere rispettato nella serie. Che tu non fai davvero mai il tifo per i cattivi o mai per i buoni, perché alla fine sembra soltanto che si trovano sull'altro lato della medaglia, ma le forze in gioco che le governano non sono loro, ma sono bensì quelle dall'alto, sia nel bene che nel male. E nella terza stagione troviamo anche un personaggio che sembra un po' una sorta di Siren di Underworld ad aiutarli. È davvero una serie che a me è piaciuta tantissimo e che guardandola, quando finisce la serie, vi sentirete davvero un vuoto dentro perché nonostante siano una serie è horror, come horror è anche fatta bene, devo dire. Non è un horror classico, ma è quei horror fantasy, proprio come il mondo dei mostri di Dracula, di Frankenstein, eccetera. Ma è bellissimo. E devo dire che nonostante ci siano insieme tutti questi personaggi, buoni e cattivi, davvero tutti caratterizzati all'estremo, davvero tutti con un cuore, tutti con un'anima, sia buoni sia quelli cattivi, e secondo me non è facile trovare una serie così. È anche vero che la serie ha avuto un enorme successo all'uscita, ma
soprattutto di recente, che è stata messa su Netflix, perché moltissime persone non l'hanno vista all'epoca su Sky. E questo ha portato anche ad uno spin-off che è uscito l'anno scorso, che si chiama Penny Dreadful City of Vengeance, ma è durato soltanto una stagione perché non ha avuto il successo sperato, che io non ho visto. Però se già mi togli tutto il fulcro principale del personaggio di Vanessa Ives, perché il personaggio di Vanessa Ives è proprio fa proprio da linea generale a tutta la trama. Tutta la trama è un contorno proprio al personaggio supremo, divinità suprema, che è quella di Vanessa Ives, che nonostante sia vista come una divinità dalle forze del male, è una persona debolissima, una persona che è davvero fragile, una persona che ha tantissimi dubbi, una persona che non sa mai come comportarsi, un po' come la creatura di Frankenstein, appunto. Che con la sua poesia, con la sua letteratura, con tutta la sua oscurità, viene maltrattata, viene vista come un mostro per l'aspetto fisico, eppure quello che riesce a provare di più l'amore, di più le sensazioni di un proprio caro, di un proprio amico, fino al finale straziante della serie, che ovviamente non starò qui a raccontare. Quindi io non posso che consigliarvi questa serie, ci tenevo a fare una recensione un po' più lunga per far capire proprio quanto secondo me vale davvero la pena guardare questa serie e quanto, nonostante è una serie horror, nonostante abbia tutti questi personaggi all'interno, è davvero ben caratterizzata. Secondo me può piacere anche a chi non ha propriamente familiarità con questi personaggi o nel genere horror fantasy, anche perché i personaggi sono sì ispirati ai racconti e a quei film horror, però sono tutti caratterizzati in modo molto differente, anche la trama è molto differente da quella originale. E anche in questo sono stati bravi a creare delle trame differenti da quelle originali, però facendole combaciare tutte insieme. È l'unica serie che magari tu guardi un Dracula così diverso, però non dici sì, vabbè, ma questo non è Dracula. Oppure lo stesso con Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Oppure lo stesso con Frankenstein. Perché in questa serie, anche se sono diversissimi, è tutto giustificato, è tutto benissimo caratterizzato, che dici ok, non si può dire niente, il personaggio è diverso, c'è, però fa quello che deve fare, il personaggio è lui, il personaggio esiste davvero. E non è solo messo lì tanto per caso. Nessun personaggio è stato messo lì tanto per caso, secondo me. Perché dire, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi sia stato di interesse, anche perché non ho visto tantissime recensioni di questa serie in giro. E appunto, vi ripeto, potete vederla su Netflix, sono tre stagioni da 27 episodi in tutti, in tutto. Gli episodi durano più o meno 50-55 minuti, tranne qualcuno che dura sui 45 minuti più o meno, ma diciamo la media supera tutti i 50 minuti ad episodio e devo dire ogni episodio che ho visto non mi sono mai annoiato, davvero mai. L'unica serie dove forse un pochino è all'inizio, a differenza di altre serie, perché ti devi ancora abituare bene alla caratterizzazione della storia, sei un po' spaesato, ma una volta ingranata la trama, anche dopo i primi episodi, vai dritto proprio alla grande. Giusto qualche considerazione sul cofanetto: il cofanetto è bellissimo, purtroppo io non so perché sia uscito solo in DVD ed è un vero peccato per una serie del genere. Proviamo le tre stagioni. Così nelle loro custodie singole, che sono vendute anche separatamente, volendo. La prima stagione ha una qualità video non troppo entusiasmante, sinceramente. Dalla seconda in poi si migliora perché sono più dischi. Diciamo che la seconda e la terza stagione hanno una qualità abbastanza rispettabile, soprattutto ho visto con un lettore
in 4K, TV 4K che ti un po' fa un po' di upgrade d'immagine, ma comunque in ogni caso secondo me una serie del genere doveva essere pubblicata proprio in Blu-ray direttamente, perché anche con tutta la fotografia della serie e tutta la caratterizzazione gotica, secondo me valeva davvero la pena una distribuzione in Blu-ray. Purtroppo almeno in Italia non è uscito e questa cosa mi è dispiaciuta moltissimo. Però comunque, che dire ragazzi, fatemi sapere se vi ho incuriosito nel vederlo, se anche a voi è piaciuto davvero così tanto e se magari l'avete visto e non vi è piaciuto, anche perché non vi è piaciuto. E grazie a tutti per la visione, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!